L'industria argentina del miele ha un indubbio potenziale competitivo e con l'appropriato sostegno potrà presto esportare verso mercati sia regionali che globali. La sfida consiste nel raggiungere i necessari standard sanitari e superare le barriere tecniche per aprirsi così al commercio e all'esportazione di miele frazionato piuttosto che all'ingrosso. Queste attuali debolezze nella catena produttiva nascono dalla scarsa conoscenza delle tecniche usate internazionalmente e dalla debole organizzazione a livello industriale. Questi difetti nella catena produttiva non richiedono grandi immissioni di capitale, ma piuttosto una conoscenza specializzata che è ora procurata dall'Unido, con fondi del governo italiano. Unido sta lavorando con la cooperativa di produttori di miele, a De Anfunes, al fine di migliorare la gestione economica assicurando la conformità con gli standard sanitari e migliorando i metodi di produzione. L'UNIDO è l'organismo delle Nazioni Unite che si occupa dello sviluppo industriale. È un organismo creato 40 anni fa e che solo oggi ha una definizione chiara dei programmi che sostiene. L'obiettivo principale è abbattere la povertà attraverso le attività produttive, incorporando tecnologie rinnovabili che sono servite allo sviluppo della piccola e media impresa e lavorare con decisione nello sviluppo del settore privato. Sono queste le aree nelle quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale lavora. Nel concreto, in questo programma si sposano due componenti. La creazione di posti di lavoro attraverso lo sviluppo di attività produttive, come nel caso della creazione di posti di impiego nelle attività legate alla produzione del miele, e un'attenzione all'ambiente per garantire la sostenibilità ambientale dello sviluppo. Un cuidado del medio ambiente perché tiene que ver justamente con esto que yo les comentaba. Así que básicamente esa es la tarea. In sostanza, questi obiettivi di sviluppo si stanno realizzando attraverso l'assistenza che oggi forniamo nella provincia di Córdoba. Esto se está logrando. Questo progetto per la riconversione industriale del settore produttivo argentino è particolarmente importante a fronte della crisi che ha sofferto l'Argentina 3 o 4 anni fa. Dall'emergenza ne siamo usciti, ma le imprese devono essere rafforzate e sostenute nel loro intento di internazionalizzarsi e raggiungere nuovi mercati. Questo progetto è fondamentale e si avvale del sostegno e dell'assistenza finanziaria della cooperazione italiana. Italia che ci ha assistito con suoi fondi. La città di De Anfunes, nella Repubblica Argentina, all'interno della provincia di Córdoba, si pone come obiettivo l'innalzamento del livello di qualità della vita dei suoi cittadini. Per fare questo, ci affidiamo all'associativismo e alle istituzioni, nel tentativo di migliorare la qualità della vita e abbassare gli indici di disoccupazione a causa dei quali oggi nutriamo molta preoccupazione. Il progetto, sorto dall'associativismo dei produttori apicoli, è stato quello di creare una sala di estrazione industrializzata del miele qui in città. Per questo stiamo lavorando con loro da molto tempo. Il comune ha sostenuto questo progetto con la donazione di un capannone così che potessero realizzare concretamente il loro sogno. Stiamo lavorando nello sviluppo di questo progetto, ma abbiamo bisogno che esso cresca ancora di più per dare più lavoro alla nostra gente e avere la possibilità di far conoscere a tutti il nostro prodotto. Hola.
Hola, mi nombre es Eduardo. Salve, mi chiamo Eduardo e sono un produttore apicolo nel nord della provincia di Cordoba. Il mio paese si chiama De Anfunes. Questa è mia famiglia. Questa è la mia famiglia, mia moglie, mio figlio Nicolas e mia mamma. Loro sono quelli che sostengono noi apicoltori in questa impresa nella zona del nord. È un lavoro molto duro, si torna tardi a casa, si mangia tardi e loro sono sempre pronti ad adattarsi alle nostre esigenze. Qui a De Anfunes abbiamo unito produttori vecchi che praticano un'apicoltura artigianale con un gruppo di produttori giovani interessati a migliorare la qualità del miele di questa zona. Un gruppo di apicoltori giovani che stiamo interessati nel cambio di migliorare. Perché è una zona molto buona per quanto riguarda la produzione organica. Non ci sono campi coltivati, non c'è inquinamento. È ottimo per l'apicoltura. Insieme a Unido, la cooperativa partecipa a un progetto per migliorare la qualità del miele, secondo i principi e i protocolli di qualità oggi richiesti. Sono venuti dei tecnici europei per vedere come possiamo migliorare la qualità del nostro miele. Siamo nel pieno dello sviluppo di questo lavoro per raggiungere gli obiettivi a breve termine. Questo è il deposito dove scarichiamo il miele che arriva dai campi. Dalla zona sporca del deposito, attraverso questa tenda sanitaria, si entra nella zona pulita, la vera e propria sala di estrazione. Questa macchina ha il coltello disopercolatore che lavora ad una temperatura controllata. Si introduce il telaio da mielario che scende grazie a una catena. È un processo molto rapido e questa macchina fa procedere il telaio velocemente. Una volta uscito il telaio, un operaio, se necessario, rompe gli opercoli con un apposito strumento. Poi un elevatore trasporta le cornici a un livello superiore per essere inserite nell'estrattore. Sono introducidos al extractor che tiene un facile accesso e descarga. L'utilizzo è facile, basta solo inserire le gabbie. Puede introducir la miel al extractor. En este momento a questo punto l'estrattore entra in azione. Chiudiamo il coperchio e il miele viene estratto grazie alla forza centrifuga. Una volta così trattato, entra in funzione una pompa che porta il miele alla zona di decantazione. In queste cisterne di decantazione, il miele ha bisogno di almeno 24 ore per decantare naturalmente. Para que la miel haga un decantado natural. Luego de ese decantado natural, al termine della decantazione naturale, un operaio riempie i barili approvati per l'esportazione. Sono autorizzati por Senasa para la exportación de la miel. Un barile come questo contiene più o meno 300 kg e il prodotto filtrato è già di ottima qualità. Si mette il coperchio una volta pieno e così termina il processo nella zona di estrazione.